Contributo perché ritengo opportuno ritornare su alcuni degli elementi sollevati sia da Gerard che da Maurizio prima e poi da quello che avevate relazionato. E poi comunque torno su alcuni aspetti inerenti allo stato attuale delle soggettività e dei soggetti, parola che non dovremmo licenziare così facilmente, dicendo una prima cosa, insomma, che forse è arrivato il momento, per attuare quello che Maurizio un po' sollecitava prima, di iniziare un po' a pensare contro se stessi. Invito Sartreano di antica memoria, che cosa significa? Che sicuramente noi abbiamo uno strumentario ricco alle spalle, articolato, che si è commisurato con delle fasi di trasformazioni alle quali ha saputo dare interpretazione e soddisfazione di pensiero e pratiche, però che a mio avviso in questo momento risulta su alcuni aspetti un po' insufficiente. Insomma, sarebbe bene invocare quel carattere distruttivo che Benjamin tanto bene ci raffigurava come carattere appunto che attua una cesura con alcune strumentazioni del passato, è carattere gioioso, nel senso che inizia a creativamente liberarsi di fardelli, di infardelli che gli impediscono altrimenti di agire e agire nel presente. Dico questo perché il primo così elemento che vorrei porre qui in discussione riguarda proprio questo concetto di pubblico che nell'oggi dobbiamo iniziare ad affrontare forse in un modo un po' diverso rispetto al passato. Il pubblico è di per sé, no? Come molti hanno già ribadito, categoria normativa e normante. Cioè non è possibile, non si dà pubblico che non sia già all'interno di una strutturazione precisa di collocazione, ruolo e anche linguaggio. Nell'oggi io credo che il pubblico, così tanto evocato, sia per quanto concerne i riti e le procedure mediatiche, ma anche per quanto concerne tutti quegli appelli e quelle ideologie che vengono facilmente lette come solo populistiche, ha altra caratteristica, cioè riveste il ruolo del feticcio. È di un feticcio dunque potente, perché è un feticcio che ricostruisce appartenenza in modo assolutamente saltuario, episodico. Pensiamo, no, da tanti momenti di incontro che possono essere innervati da una comunicazione nei social piuttosto che da altre ritualità collettive. Ebbene, questo pubblico che si convoca, si autoconvoca e si riconosce, in che cosa si riconosce esattamente? Si riconosce in un rito. Questo pubblico, cioè, non ha bisogno di sviluppare identità, attenzione, non sviluppa alcuna soggettività, sviluppa rito e il rito nell'oggi va a colmare vuoti di produzione esistenziale, di soggettività, che sono stati frammentati e violentemente direi disarticolati da che cosa? Vengo all'altro punto che indicava Maurizio prima. Altro che dal rifiuto del lavoro, no? Altro che da quello. Ma dalla ormai frammentazione, flessibilizzazione, ma direi insomma dal ricatto nuovo del lavoro come fonte unica possibile del reddito, reso sempre più una meta, no, difficile da raggiungere e che implica nuove forme di autoadeguamento a quella che è una schiavitù che si configura in forme del tutto diverse dal passato. Del tutto diverse dal passato. Ecco, questo per iniziare a dire che, insomma, che quando noi oggi parliamo di dimensioni plurali, e io concordo assolutamente con questo, dobbiamo poi pensare che dentro queste pluralità dei soggetti, pluralità dei territori, pluralità dei linguaggi, poi vi sono, come dire, elementi di sofferenza, di frattura, perché non sono movimenti o situazioni del tutto o compiutamente in via di liberazione, anzi, soggiacciono via via a questo tentativo affannoso
che i sistemi della comunicazione fanno di categorizzare, no? La cosa che la comunicazione ha bisogno di fare, necessita come forma assolutamente moderna e nuova dei modelli di controllo, è quella di una categorizzazione nuova che, ripeto, si compie nei riti. Questi riti non sono, per loro natura, riti compiuti una volta per tutte, no? E io uso a più riprese, insomma, un'intuizione che era stata di Klosowski, poi insomma malamente ripresa in Italia da Mario Perniola, anzi direi molto male, che è quella del rito senza il mito. Cioè non c'è più bisogno di una narrazione che sottostà e legittima, la ritualità è di per sé quell'evento simulacrale che ha la funzione non solo di consolare, ma di definire momenti in situazione di appartenenza laddove queste appartenenze oggi sono frammentate. Questo mi permette di venire un pochino e molto velocemente a alcuni elementi che volevo proporre oggi in discussione. E il tema, a mio avviso, sul quale forse bisogna tornare e del quale io sono debitrice naturalmente a tutta una scuola di pensiero, è quello dell'amicizia. Ora, noi sappiamo che sia Deleuze che Guattari parlano, no, dell'amicizia, soprattutto in che cos'è la filosofia, ma insomma non solo. Il tema dell'amicizia andrebbe sdoganato dalla sua aura, no, un po' sentimentale e neoromantica, e riposizionato come dimensione politica, squisitamente politica, di una prospettiva in cui le soggettività si incontrano su che terreno, su quali terreni? Sui terreni proprio della creazione. Adesso io qui devo subito scusarmi con un po' di persone che conosco e che frequento, perché li sto avvilendo con l'atto di creazione da lunga pezza, la riprendo perché mi è necessaria, conferenza questa, come sappiamo, tenuta da Deleuze, ma insomma a me quello che interessa di questo tema, che già Deleuze aveva molto ben articolato nel suo Nietzsche e la filosofia, è la questione che la creazione va distinta da tutti quei dispositivi di mercificazione della dimensione dell'arte contemporanea, e non solo, e riposizionata sull'attuazione di ciò che manca, di ciò che è necessario e che esprime, no, queste forme di libertà. Cioè l'atto di creazione, Deleuze lo dice a più riprese, è un atto di resistenza. A che cosa? Resistenza al presente, e per produrre che cosa? Ciò che manca. Questo perché? Perché io credo che insomma oggi uno degli altri problemi molto molto importanti è quello del sovrapporsi di alcune pratiche di produzione artistica con la produzione del marketing, dimensioni queste che non sono più così immediatamente distinguibili. I sistemi della comunicazione necessitano continuamente di questo nutrimento, no, che può fuoriuscire da anche espressioni magari di opposizione, di rottura. Ma sappiamo altrettanto bene che, come dicevate insomma poc'anzi, poi la ricomposizione dove avviene? Avviene nella stereotipizzazione del messaggio, dei pubblici e dell'idea di ridurre immediatamente a un sistema di formazione continua quello che non è più solo lo spettatore, ma lo spettatore consumatore pubblico dematerializzato. Dico questo perché io credo che insomma in questo momento la crisi dei momenti di aggregazione, di relazione che hanno
no, le soggettività con le quali ci troviamo, come dire, a fare i conti, ma le nostre stesse, abbiano proprio a che vedere con questa disarticolazione che non è solo in uno spazio collettivo che si misura, ma si misura all'interno della medesima esistenza di ciascuno di noi, all'interno dell'esistenza di una qualsivoglia idea di comunità che, come chi mi conosce sa, insomma, è un termine che non amo molto. Questa disarticolazione non è solo tra il tempo, come dire, del loisir piuttosto che il tempo del lavoro, piuttosto che il tempo del consumo. È molto molto più profonda, disarticola profondamente le sessualità e i corpi, tema che sta rimanendo forse un pochino troppo a lato, disarticola gli affetti, cioè disarticola quelle possibilità di concatenamento che, essendo sotto un regime di ricatto permanente, faticano a trovare momenti di, come dire, no, messa in relazione, di messa in ambiente, di messa in come posso dire, produzione affettiva. Eppure, a mio avviso, proprio questa ripresa, e solo questa ripresa, del piano dell'amicizia, ripeto, come dimensione politica rispetto a quella che è la messa in essere del desiderio, può essere il modo non tanto e non solo per scongiurare e sconfessare il pubblico, problema dal quale, a mio avviso, è difficile fuoriuscire, ma per aprire una dimensione per tutte quelle pratiche, quelle che vengono oggi considerate come buone pratiche, mi riferisco soprattutto a quelle che attengono il piano dell'ecologia, e dare loro un orizzonte più ampio di rivisitazione, scusate, dello stato attuale delle cose. È da tempo che io vado ripetendo, e mi scuso per questo, che finché queste buone pratiche, che sono sicuramente pratiche che attivano, no, delle consapevolezze, restano al di qua del recinto di quello che è il sistema attuale della produzione, ma insomma di modello, no? Di modello, non chiamiamolo neanche più, è solo di sviluppo, ben difficile sarà pensare che queste non vengano immediatamente poi riportate all'interno di schemi di consolazione e di omologazione. Io per il momento mi fermerei qui. Grazie.